Francesca Fioretti, ex concorrente del GF, disperata per la scomparsa del fidanzato Davide Astori. Davide Astori, capitano della Fiorentina, giocatore della nazionale, lascia una bimba di 2 anni Vittoria e la compagna Francesca Fioretti, modella ed ex concorrente del Grande Fratello 2009. L'isola dei famosi, Francesca Cipriani deve testimoniare in tribunale, parla l'avvocato, abbandonerà l'isola. L'isola dei famosi, guai in vista per l'inviato Stefano De Martino. Eva Enger stronca la conduzione della Marcuzzi e minaccia, la parola fine la scrivo io, andrò contro la produzione, crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e ecco tutta la verità. Purtroppo ancora non sono state rese note le cause dell'improvvisa morte del giocatore di calcio e capitano della Fiorentina Davide Astori, morto purtroppo questa 4 marzo 2018 mentre era in ritiro in un albergo di Udine proprio per disputare la partita Udinese-Fiorentina giustamente annullata. Davide, 31 anni, lascia una bambina piccola e la compagna Francesca Fioretti, che tutti conoscono come bellissima modella ma soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello 2009. L'arrivo della piccola Vittoria era stata comunicata al papà proprio durante un allenamento e Davide, senza pensarci un attimo, era subito corso in ospedale da Francesca emozionatissimo per essere diventato padre per la prima volta. Francesca è stata anche una viaggiatrice del programma Pechino Express e, proprio durante un'intervista a Vanity Fair, ancora incinta della piccola Vittoria, aveva svelato di volersi occupare principalmente lei della bambina senza avvalersi dell'aiuto di una babysitter. Inoltre aveva anche parlato di un eventuale matrimonio proprio con Davide, ma in quel momento la priorità restava solo il fatto di trascorrere la sua vita con lui e la sua bambina. È il coronamento di un amore iniziato 2 anni fa, al compleanno di un amico comune. Io ero appena stata in Vietnam e Davide, appassionato di viaggi, ha preso la palla al balzo facendomi domande sui luoghi che avevo visitato. Dopo poco tempo abbiamo iniziato a frequentarci e adesso eccoci qui, in attesa del primo figlio. Parole piene d'amore quelle di Francesca per il suo Davide, che in un'ultima fotografia su Instagram datata 18 febbraio, felicissima della sua vita, mostrava le manine della piccola Vittoria. Inutile dire che in queste ore sono arrivate le condoglianze da parte di tutti gli estimatori, ma per il momento rimane il riserbo su tutto e non ci resta che aspettare nei prossimi giorni le novità del caso.